Ok, funziona, sì. Ciao a tutti ragazzi, questa mattina sta succedendo qualcosa davvero di troppo strano. Sophie non è normale, venite a vedere. Guardate, è così da un'ora. Che cosa le sta succedendo? Non sbatte le palpebre. Sophie, ti prego, di qualcosa così mi fai spaventare. Ma, so, tutto ok? Ci sei? Stavi dormendo? Così, con gli occhi aperti e le scarpe sul letto? Ma cosa? Mi sa che hai qualche problema alle articolazioni. Ma che stai combinando? So, tutto ok, è uno scherzo. Cosa sta succedendo? Non lo so. È strano, effettivamente stamattina mi sento un po' strana. Mi vengono tipo dei blocchi alle articolazioni che mi fanno sentire tipo plasticosa, come se non potessi fare così. Ecco, di nuovo, è successo di nuovo, non riesco a muovermi. Ma allora dobbiamo subito correre da un medico, non puoi mica stare così. Hai ragione, bene, indosso qualcosa e andiamo. Ah, ecco qua, sì, potrei indossare questo, il mio vestito preferito. Quale? Questo? Sì, questo, guarda che carino, con tutti i cuori. Io amo i cuori, come puoi vedere. Sì. Ma soprattutto amo il rosa, è il mio colore preferito. Ma non era il giallo? E poi come vuoi indossare questo mini vestitino? Cioè, al massimo ti entra in un pollice. Ma cosa dici, Louis? Ma smettila, certo che mi viene, ma come ti permetti? Oggi è davvero tutto troppo strano. C'è qualcosa nell'aria, qualcosa che non va, ma non capisco cosa. Anch'io avverto un po' di stranezza, non so. Mi sento un po' tipo un robot. Fammi toccare un po' i capelli. Hola, così mi rilasso un po'. Lui, hai le mani strane. La mia mano. Che cavolo succede? Adesso è normale. Sì. Però poco fa no, lui l'hai vista anche tu, era minuscola e di plastica. Sì. Oh, lo stesso problema alle articolazioni. Non riesci a piegarlo? No. Lui, stiamo diventando pazzi. Ah, le gambe. Anche tu? Sì. Oh, che sto succedendo? Non lo so. Ah, ci stiamo trasformando. Sophie? Sophie? Tutto ok? Wow, mi sento più leggera, ma cosa è successo? Ho come l'impressione che ci siamo trasformati in dei giocattoli! Oh cavolo! Sì, Louis, sei molto strano, sei proprio un giocattolo, anch'io! Sì, anche tu! Siamo dei giocattoli! Ciao a tutti, lui e lei Sophie, e benvenuti in un nuovo Daily Vlog! Noi siamo in me contro te nella vita vera, reale. Se do un pizzicotto a lui, lui lo sente. Questo video è un video speciale che spero non vi abbia preoccupato, ma che serve per presentarvi l'inizio della serie dei me contro te in versione giocattolo. Sì, lei è Sophie, il mio alter ego in versione bambola. E lui è lui. In realtà non sono le nostre bambole originali. Abbiamo cercato un po' su internet qualche bambola che potesse assomigliarci e lei vagamente un po' mi somiglia, anche se è più bionda di me. E lui un po' mi somiglia per il ciuffo, ma è un po' più scuro. Speriamo tanto che un giorno possiamo realizzare il nostro sogno, ovvero quello di realizzare le nostre bambole originali. Ma cos'è questa nuova serie Me contro te Toys? Come vi dicevo, noi siamo Sophie e lui nella versione reale, ma abbiamo pensato di teletrasportarci anche in un altro mondo, un mondo fatto di plastica, un mondo ancora più fantastico che è il mondo dei giocattoli. Infatti a partire da oggi, ogni mercoledì, venerdì e domenica alle ore 17, un altro video sul canale, quindi ben due video, in cui vi raccontiamo la nostra vita all'interno del mondo dei giochi. Non vi possiamo spoilerare nulla, ma vi dico solo che questi due esserini, dov'è l'altro qui, hanno
delle vite pazzesche. Mi presenteranno la loro famiglia, la loro casa strabiliante. Fanno delle cose fuori di testa. Quindi non vi potete assolutamente perdere le loro avventure. Il primo episodio sarà oggi alle ore 17. Quindi puntate le sveglie e guardiamo tutti insieme il video con una premiere. Quindi ogni giorno alle ore 14 sul nostro canale ci sarà un normalissimo video in cui ci siamo noi in carne ed ossa. Mentre il mercoledì, venerdì e domenica ci sarà anche il secondo video che uscirà alle 17, in cui entriamo nella loro vita. Siamo davvero super felici finalmente di darvi questa notizia. Ormai è da circa 2 mesetti che ci lavoriamo e non vedevamo l'ora di dirvi tutto. Questa è solamente la prima sorpresa di quest'anno, perché quest'anno, credete, ci sarà un anno per fuochi d'artificio pieno di sorprese ogni mese. Ci saranno un sacco di cose e un sacco di nuovi progetti, perché noi, ricordatevi, siamo la squadra più grande e forte di tutta YouTube. Quindi mi raccomando, iscrivetevi per non perdervi nessuno dei nostri video. Ah, dimenticavo, ovviamente qui sotto nei commenti scriveteci cosa ne pensate, se questa idea vi piace e soprattutto se le bambole ci somigliano oppure no, e dateci qualche consiglio per modificarle affinché ci somiglino di più. Quindi l'avventura di oggi si conclude qua, ci vediamo tra poco con un altro video sul canale e ciao!